Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere il mio desk tour, quindi vi faccio vedere sia cosa ho preso di nuovo per appunto decorare la scrivania, ma anche come l'ho organizzata in generale. Come sapete non, diciamo, non studio più molto sulla mia scrivania di sotto, ma studio di più in questa scrivania che è il soppalco, perché appunto è molto più grande e facendo architettura mi serve uno spazio molto più grande sia per disegnare ma anche per fare modellini eccetera. Quindi vi farò vedere prima una parte di unboxing delle cose che ho preso e poi una parte in cui vi faccio vedere tutte le cose e come le organizzate. E niente, spero che questo vi sia un po' di ispirazione. Metto tutti i link qua sotto delle cose che ho comprato, così se volete comprarle anche voi sono qua sotto. E niente, iniziamo subito con la parte dell'unboxing. Ok, guardate cosa mi è appena arrivato. Ora spacchettiamo. I found somebody, I say you don't cross my mind. She doesn't know that your favorite place is still mine. I take the blame, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Sometimes I didn't know where I'm going at first. All the times that I had someone run back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Ok, dopo questi fantastici unboxing passiamo al vero desk tour. Questa è la scrivania ed è molto grande. Qua c'è la sedia e qua è quello che c'è a sinistra. Io direi di partire dalla sedia ed è una sedia di IKEA. Questa invece è la scrivania ed è una scrivania che era di legno e io l'ho pitturata di bianco. Quindi partiamo da sinistra e abbiamo questo mobile che è di Amazon ed ha tre piani. Partiamo dal piano superiore che ho qua delle forbici, questa è una gommina. Qua ho tutti i segnalibro. Qua a destra ho l'adattatore per il computer, un libricino. Qua ho tutti i post-it. Qua a sinistra ho tutti gli scotch che uso più spesso e il porta è quello di Stationery Pool che avete visto sul video precedente. E poi ho questo orsetto che era un regalino sempre di Stationery Pool. E questi sono tutti i telecomandi di tutte le luci che ho qua sopra che poi vi faccio vedere. Passiamo al secondo piano in cui ho molte cose da architetta. Per esempio la colla che mi serve per fare i modellini. Lo scotch di carta serve per tenere fermo i fogli da disegno. Qua il compasso e poi questa scatola enorme che avete già visto con tutte le cose per fare il bullet journal. Per esempio queste che vi ho fatto vedere sempre sul video precedente. Sul piano inferiore invece ho delle cover di ricambio che sono queste due e altre due cover per le AirPods e poi ho tutta una serie di decorazioni per ogni periodo dell'anno. Per esempio queste sono per Natale, non vi spoilerò niente ma quando sarà Natale le userò. E qua a destra questo è un'altra cosa per Natale, qua invece sempre per Natale, questo era per Halloween. Qua c'è del muschio e là dietro ci sono le lucine per Halloween e questo è tutto quello che ho a sinistra. Dietro ho luci, cavalletti e cose diciamo per l'università più alte come questo rotolo di carta da lucido. Sempre sotto il tavolo ho delle luci di riserva
riserva, che non le uso sempre, le uso solo a volte, per esempio alla sera, come questa lampada di sale che ce l'avevo sotto, l'ho portata di sopra, e la skylight, dopo ve la faccio vedere funzionante tutte e due. E poi qua a destra ho una ciabatta piena di spine, perché veramente ho un sacco di luci, che non uso sempre, però appunto ne ho un sacco. E poi infine là a destra ho un cestino, molto semplice. E ora passiamo a di sopra. Qua a sinistra ho il mio astuccio, che è veramente enorme e contiene un sacco di cose, ed è di Stationery Pole. Poi ho il mio diffusore amato, che è sia un diffusore che una luce che una cassa. Come vedete qua c'è la luce, e vabbè, anche queste sono le misure del diffusore, e poi anche una cassa. Qua a destra ho questo blocchetto per scrivermi tutte le cose da fare, cioè sia una colonna con gli orari che due colonne per scrivere le cose che si devono fare, e anche questa è di Stationery Pole. Quindi questa è la parte a sinistra. Passando qua in mezzo ho tutta la parte per studiare, quindi ho le cuffiette, le AirPods con la cover sempre di Stationery Pole. Poi ho il computer, che è sopra questo ripiano che ho comprato su Amazon. Ve lo faccio vedere senza computer. È così liscio, bianco, molto semplice. È molto bello perché ha anche questi due scomparti. Questo è uno e questo è l'altro. Questo è per il telefono, quindi così. E questo è per l'iPad, che ora non ho. Ed è molto utile per esempio per copiare qualcosa dal telefono al computer, o comunque per averlo sempre sotto mano. Sotto ho la tastiera, che ci sta perfettamente, che è appunto così. Qua a sinistra ho questa scopettina per pulire. E sempre sotto ho anche il mouse. Quando devo studiare metto qua la tastiera vicino e là in fondo il computer. A destra abbiamo altri oggettini come questo qua, che devo ancora attaccare alla mia cover. Poi c'è il mio amato temperino, che mi serve sempre. E infine questo quadernino, che non sapevo come usare, invece adesso ho trovato l'utilizzo perfetto. E praticamente mi scrivo tutte le cose da fare, tutte. Per esempio, queste erano le cose che dovevo fare. E poi stacco il foglio e lo butto. Ed è bello perché ce l'ho sempre qua sotto. Qua dietro c'è la gomma elettrica, che è questa qua, e ve l'ho fatta già vedere, è sempre di Stationery Pole, ed è così. Qua a destra poi c'è questo tappetino peloso, che in realtà ho preso in un negozio fuori dalla mia città, che ora non ricordo il nome, ma se mi viene in mente ve lo scrivo. E l'ho messo proprio sull'angolo della scrivania. Sopra ho messo questo, che è il portascotch, ma devo ancora trovare uno scotch piccolo da mettere qua dentro, ma è bellissimo. Anche questo ve l'ho fatto vedere sul video precedente. E qua a sinistra c'è una delle mie cose preferite, che è questa lampada a forma di cuore, che appunto le batterie, e si accende qua sotto, e appunto come vedete, e ci sta secondo me benissimo. Qua a destra, se vi ricordate, qua c'era la mia pianta, quella di Ikea, che è morta, poveretta, faccia l'anima sua, perché qua sopra non c'è tanta luce. In realtà mi avevano detto che l'edera resisteva anche con poca luce, ma evidentemente c'è troppo poca luce, e quindi ho comprato ora questa struttura in vetro con dentro del muschio, e sembra una specie di pianta. E niente, mi piace molto. Faccio vedere meglio. Qua c'è un buco, questo qua è il muschio, ed è attaccato sopra. A destra c'è questo fantastico orologio, che è un orologio digitale che ho preso su Amazon, e mi piace veramente tantissimo. Un'altra cosa che in realtà ho comprato, ma non c'entra molto con la scrivania, ma è qua a destra, sono questi LED. Ta-da! E secondo me con la scrivania finale ci stanno benissimo, e vanno anche sotto la scrivania. Qua sopra c'è questa lampada, che è la stessa lampada che avevo sotto nella mia scrivania vecchia, ma è molto più lunga, e ha sempre qua sopra questo pulsante per spegnere e accendere. E l'ho comprato anche questo in un negozio, quindi non mi ricordo esattamente il nome, ma se lo trovo ve lo scrivo. E anche questo orologio è arrivato con un telecomandino, e si può decidere, vabbè, l'ora, il tempo di quanto può stare acceso, poi si spegne da solo, l'allarme, che non ho mai usato e non vorrei usarla, e la luminosità. Ha tre luminosità. Questa è la prima, che è la maggiore luminosità, questa è la seconda, terza, e poi si spegne. Se si stacca la spina perdi, diciamo, l'ora, quindi semplicemente per spegnerlo si abbassa al minimo la luminosità. Ok, quindi questa era la mia scrivania di giorno, ora passiamo alla modalità notturna. 3, 2, 1.
time to be joyful when all is calm and all is bright, but why does it... Questo è il mood quando voglio studiare alla sera o comunque guardarmi un film e niente, mi piace tantissimo perché appunto avendo queste cose mi viene voglia di studiare anche alla sera. E niente, questa era la mia scrivania, spero che vi sia piaciuto il video e spero che vi abbia dato un po' di idee anche per decorare la vostra scrivania. Comunque dopo metto tutti i link qua sotto e niente, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Mua!